Io so che voi, ecco, Giuliano e Amedeo hanno preparato questa estate, Giuliano ci si è dedicato tantissimo, un bellissimo documentario su un personaggio che ha fatto la storia d'Italia. La storia d'Italia. Guido Baccelli, allora Guido Baccelli, ricordiamolo per i nostri telespettatori che sicuramente avranno visto il documentario, ma ecco, magari rinfrescare la memoria a volte anche su questi personaggi storici, però di cui si parla poco per l'importanza, ecco perché voi invece ci avete lavorato molto. Ecco, Guido Baccelli è stato un medico e politico italiano straordinario, fondamentale, esponente della prima sinistra storica assieme a Garibaldi, quindi pensate, ha fatto veramente l'Italia. E è stato un medico fondamentale per quello che era la lotta alla malaria dell'agro romano, che come voi sapete è stato veramente un dramma della nostra regione per tantissimo tempo. Quindi, la malaria, certo, quindi è stato uno dei protagonisti proprio di questa lotta. Ha ovviamente fatto tantissime altre cose, di cui Giuliano è un grande stimatore, quindi ha combattuto per le malattie toraciche, ma parliamo di persone dell'Ottocento, signori, quindi con responsabilità e lotte molto forti contro un sistema che era alquanto rigido e oscurantista in quel periodo. Sì, sì, sì. Un grande ministro, un grande ministro democratico, un grande ministro amante dell'arte. Pensate, ha contribuito alla ristrutturazione del Pantheon, delle Terme di Caracalla, di Pompei, dalla Galleria d'Arte Moderna, vero Marcello, sì, contemporanea, quindi è stata una persona davvero storica, Valle fondamentale, Giulia. E il grande, grandissimo policlinico di Roma, sì, Umberto I, quindi una persona veramente da ricordare, un allora, personaggio da ricordare. Guido Baccelli è nato nel 1830 e morto nel 1916. Nel 2016, quindi a San Vito Romano, verrà fatta come una celebrazione, poi il sindaco si spiegherà meglio, la serie della cent'anni della morte di Guido Baccelli. Questa celebrazione sarà mandato filmato? Certo, tutto filmato. Poi c'è questo meraviglioso documentario, io sono orgoglioso di questo perché abbiamo fatto siamo andati a Roma quest'estate insieme a Mitra Rossi, al Foro Romano e al Foro Traiano, abbiamo fatto tutto quello che tu hai citato, quello che ha fatto Guido Baccelli. E diciamo che è stato un grandissimo, io lo definirei personaggio dimenticato dalla storia, sì, perché sì, hai detto bene, sì. Non dimentichiamo che sono onesti, no? È meritevoli a volte, sì, appunto, si sei mai chiesto tu quando vai al Foro Romano oppure a passeggiare a Caracalla oppure la passeggiata archeologica di Via Appia, cioè, no, io lo confesso, Giuliano, ho scoperto questo grandissimo personaggio proprio grazie a te. Sì, sì, è vero. Mi sono informata, sì. Purtroppo ero uno dei tanti che non conosceva un fondamento proprio della nostra società. Quindi è stato un grandissimo per me. Merito, mi ha parlato tanto con Amedeo, è un grande futbolista, perché se noi abbiamo nel Foro Romano, grazie a lui, il Museo d'Arte Moderna che tu hai citato. E poi non dimentichiamo che lui ha inventato lo stetoscopio. Sì. Per sentire i battiti del cuore, pure l'ossigenoterapia che ha curato il re Vittorio Emanuele I, perché Vittorio Emanuele I era molto malato di broncopolmonite. Ha dato il corso alla scuola di studi alle donne. Certamente, è stato veramente un. Se legge della storia è qualcosa di eccezionale. Comunque, sì. Amedeo ci può citare qualcosa di un po' di meglio. Perché avete detto in realtà quasi tutto, quindi io ringrazio. Siamo chiacchieroni. Sì, mi piace intanto questa traduzione in cui si parla anche di cultura. A tanti che mi dà questa possibilità, sì, carinissima e importante, perché è vero, ieri stavamo, oggi è il 4 novembre, ieri stavamo la domenica, diciamo, a andare dei monumenti caduti, a portare per una di loro, per ricordare tutti i caduti di tutte le guerre, spesso dimentichiamo in questa nazione. Invece non bisogna dimenticare, perché le grandi personalità, l'esperienza, tante cose ce le può insegnare, no? Ecco perché è importante anche ricordare questa figura che è di Roma, non solo di San Vito Romano, perché Guido Baccelli è di Roma, è un romano, ha vissuto a San Vito, ma è la sua vita. Una persona che per Roma ha fatto tanto. E il sindaco Marino lo ricorda spesso, questo sindaco che è medico, che ricorda un altro medico, nonché studioso, una persona che ha recuperato, diceva Giuliano, il Foro Romano, che
bugiardi. La battaglia archeologica, siamo dimenticati di Pompei. Non ci siamo dimenticati, l'abbiamo citata poco fa. Poi il Pavio, bisogna ricordare che ha diciamo, instaurato la festa degli alberi, venne ambientalista. È una persona che ha fatto l'Italia. Uno dei grandi 1800, 1880, ha contribuito all'Italia, quando invece noi stiamo oggi dividendo, facendo il perfetto contrario, no? Disunendo questa nazione che i nostri padri invece hanno unito, dimenticando la Costituzione, medico anche del Papa, non solo di Re, quindi una persona importantissima. Senti, molto noto in Europa come medico, molto famosissimo. Poco conoscevo l'Italia, Santo Spirito, lui ha lavorato per circa 40 anni a Santo Spirito, quindi diciamo la Marina. No, ecco, per ricordare Guido Baccelli, San Vito organizza anche delle celebrazioni. So che ne avete in programma qualcuna. Sì, venerdì, sabato e domenica con la provincia di Roma, che poi non c'è più la provincia di Roma, però diciamo che c'è, come stanità. È un altro argomento, dobbiamo correre, perdonami. Quindi facciamo questa iniziativa per ricordare che c'è un bel percorso inserito anche in una festa diciamo locale popolare, quindi tanto vi invito tutti a venire a San Vito, perché San Vito, tornando a Guido Baccelli, ha mantenuto intatto il suo territorio e la sua parte urbanistica, come a dire che Guido Baccelli ha tramandato diciamo, anche la cultura dell'ambiente, no? Tante sorgenti, tanto verde, tanta cosa che adesso manca in questo mondo. Senti, purtroppo dobbiamo correre. Ecco, nel filmato, qualche minuto di filmato, credo che si veda proprio qualche scorcio di San Vito e quindi di come è tenuto davvero un gioiellino e quindi quello che è stato anche Guido Baccelli per San Vito. Prego.